darei la parola a questo punto ad un'altra famiglia che sta vivendo la stessa esperienza in provincia di Como, la famiglia Metzger. E siete voi. Ma che emozione. Allora, cosa posso dire? Noi ospitiamo da un anno e tre mesi, direi, che era gennaio dell'anno scorso, Demba, che è arrivato, ragazzo senegalese, è arrivato da noi perché, dunque, lui era arrivato in Italia, aveva fatto le prime, non so come si dice, registrazioni, credo, in Italia, e poi è andato in Germania, probabilmente mal consigliato, è tornato in Italia e l'Italia non aveva più diritto alla protezione internazionale, non chiedetemi bene perché non lo so benissimo. Comunque era gennaio, appunto, lui dormiva in un dormitorio e mangiava alla mensa, non aveva possibilità di fermarsi per più di 2 settimane in questo dormitorio. L'ha conosciuto mia figlia al servizio della Caritas Porte Aperte e ha detto: mamma, c'è questo ragazzo, non ha dove stare, è giovane, mamma, ha 18 anni, sembra un quindicenne, però dobbiamo ospitarlo. Lei era appena andata via di casa, perché è grande, è andata a vivere da sola, lui se ne stava in India con Intercultura, avevamo 2 posti in casa liberi e questo mio marito l'ha in fondo nascosto, ci ha molto interrogato e va bene, l'abbiamo conosciuto una mattina in un bar, gli abbiamo offerto la colazione, ci è sembrato un ragazzo molto educato, molto carino, molto pacato e così in poco tempo è venuto a vivere da noi. Devo dire che le cose vanno molto bene, adesso poi vanno veramente molto bene, dopo più di un anno ci siamo conosciuti, affiatati, molto affezionati e direi che ci vogliamo tutti molto bene e lui ne vuole noi e noi ne vogliamo lui. Non è stato semplicissimo, ci sono stati dei momenti bui, anche perché Debba, come tanti altri ragazzi, non ha vissuto un'esperienza facile negli ultimi 2 anni, quindi si porta dietro comunque delle fatiche, anche delle responsabilità, perché lui è partito con il desiderio di aiutare la sua famiglia in Senegal, quindi è una persona che a volte ha bisogno tanto di confrontarsi, di ascolto, e forse noi non siamo sempre capaci di ascoltarlo. Abbiamo goduto tantissimo del suo carattere, lui è sempre socievolissimo, molto sorridente. Siamo andati in campeggio quest'estate in tenda, camminavamo per il campeggio dopo 2 giorni, tutti lo salutavano: ehi Demba, batti 5! Lo conoscevano tutti, lui è assolutamente una persona molto socievole, molto simpatica, ha avuto la possibilità di fare rete con tante persone, sia del suo paese, sia persone africane, ma anche tanti italiani, tanti ragazzi, perché è proprio un ragazzo d'oro, ecco, quindi è proprio capace di fare relazioni. Qualche difficoltà c'è stata, dicevo, difficoltà probabilmente dovuta alla differenza di cultura. Vi faccio un esempio, poi magari Martina, che è mio figlio, ve lo può raccontare meglio. Io ho dei figli più piccoli di lui e di Demba, quindi che hanno più o meno la stessa età. Lui in Africa è abituato che i bambini piccoli corrono al comando dei fratelli più grandi, mentre noi bambini piccoli li stracoccoliamo, e questa cosa per lui era assolutamente inconcepibile. Mamma, ma perché non li sgridi? Mi diceva, adesso ormai ha capito che qualche mi tocca i miei piccoli, però all'inizio per lui era abbastanza inconcepibile, ecco, che non potesse comandare ai piccoli di fare una cosa e loro non corressero a farla. Ecco, queste sono un po' delle differenze che poi ci hanno molto anche interrogato su quanto noi viziamo i nostri bambini e così, no? E quindi è stato sicuramente un bello scambio.
sebbene non è andato tutto sempre liscio. Adesso Debba l'anno scorso ha fatto un corso di italiano, adesso sta facendo la terza media, la prende di sicuro perché è bravissimo, parla benissimo italiano, scrive molto bene, proprio bravo, e ha cominciato un tirocinio lavorativo, quindi per quello che non è qui questa sera, perché sennò sarebbe venuto molto volentieri. E quindi sta lavorando in un ristorante che mi fa il cameriere, lavora anche la sera. Noi siamo molto orgogliosi di lui, anzi devo dire che ogni tanto penso che siamo proprio privilegiati ad avere la possibilità di aver accolto un ragazzo che è arrivato con la barca, che è arrivato con degli ustioni sulle gambe, che è arrivato con tutti i suoi carichi molto faticosi. Ecco. Grazie. Io devo parlare di mio fratello Demba, che dire, beh, di sicuro le differenze culturali sono state un po' un problema, perché, beh, a cominciare a Amma, le usanze sono di sicuro molto differenti e sì, bisogna farle capire a lui che arriva, ma anche dall'altra parte è un privilegio, un pro averle in casa, perché anche noi siamo chiamati, invogliati di sicuro, ad andare verso di lui e così imparare a arricchirci. È sicuro una grande ricchezza. Cos'altro? Un po' di difficoltà possono essere molto. Cioè, io ho vissuto solo quelle a livello organizzativo, perché dimenticare i chiavi, perché deve fare la doccia anche lui, siamo già un po' in casa e quindi la sera da farmi la doccia, però c'è già lui e cose di più in genere, però altro no. Cosa posso altro dire di Demba? Per me è stato un esempio come figlio, non so, per essere un figlio migliore, perché aiutava, sempre disponibile, molto, molto, molto mio mamma più di me, devo dire. Una compagnia aggiuntiva in casa, perché mi piace giocare, cioè gli piace giocare, giochi in scatola, calcio troppo. Molto partecipa alla vita di famiglia, anche alle tradizioni familiari, tipo il baseball Natale, lui viene, cioè, è venuto a giocare i due Natali che abbiamo fatto. E cos'altro? Il legame affettivo di sicuro c'è, cioè, dopo, per me non è un anno, è un poco meno, però è davvero forte. Io adesso sono molto contento per lui, perché finalmente, cioè, sereno, arriva a casa quando è giorno di ferie, è molto molto contento, è davvero felice. Questa cosa mi fa stare molto bene. Penso che l'aiutare gli altri sia proprio molto egoista, diciamo, perché fa stare bene me. Quando vedo mio fratello entrare a casa felice, dico, poteva essere fuori, invece anche grazie a me, più grazie a lei, però anche grazie a me, è entrato felice, è di sicuro una cosa che mi fa stare bene.